questi giorni la notizia che ha girato di più è quella della messa all'asta dei terreni agricoli di Stato per chi volesse investire in agricoltura. In realtà bisogna fare chiarezza. Questi sono terreni dell'ISMEA. ISMEA è l'Istituto dei Servizi per i Mercati Europei Agricoli. In realtà ISMEA che fa? Fa da garante quando qualcuno vuole investire in agricoltura. Io ti do una garanzia per l'acquisto di terreni e tu cominci a coltivare questi terreni in modo tale da far crescere tutto il sistema. Qualora tu poi fossi impossibilitato a pagare, io me li riprendo. Cerchiamo quindi terreni ISMEA, ci appare la schermata delle notizie, come vediamo, andiamo poi a leggere queste notizie e c'è il link al sito dell'ISMEA. Molto semplice, organizzato per regione, e in questo caso io lavorerò sulla provincia, sulla regione Puglia, e mi interesserò alla provincia di Foggia. Innanzitutto bisogna essere registrati, ma la registrazione è davvero molto molto semplice. Una volta che ci si è registrati e ci dice abbiamo trovato 6 terreni, accedi, quindi è importantissimo registrarsi, io ho le credenziali registrate sul computer, seleziono la mia provincia di Foggia ed eccoli qui i terreni. Abbiamo Apricena, abbiamo Foggia, 2 terreni a Foggia, Manfredonia, 2 terreni a Ortanova e una a San Giovanni Rotondo. Prendiamo il primo, come vedete c'è un link alla superficie, un link alla scheda tecnica, una base d'asta e poi vari tipi di terreno. Qui bisogna distinguere come la manifestazione di interesse, l'MDI, è una procedura, e adesso vedremo come si fa, oppure quando ci sono dei terreni che sono andati all'asta diverse volte e l'asta non è andata a buon fine, si può andare direttamente all'offerta. Cliccando sulla scheda tecnica ci fa vedere tutto, dove è ubicato, il comune, la località, i vari fogli di mappa e particelle che compongono questo terreno, con le coordinate satellitari per poterlo identificare, e in fondo alla scheda tecnica c'è proprio una mappa, un estratto, un riepilogo, è importantissimo vedere in questo riepilogo come ci dice l'altitudine, i livelli del mare, la configurazione del terreno, se c'è qualche fabbricato rurale, ma importantissimo è la disponibilità. Che vuol dire disponibilità? Rilascio da seguire. Questo è un problema perché sono quei terreni che l'ISMEA mette all'asta nonostante il vecchio proprietario non li voglia abbandonare. È una questione aperta, difficile, è una questione anche che dipende dal governo. Ogni governo decide come comportarsi. Io per esempio sono custode ISMEA e nel momento in cui un terreno viene tolto da un proprietario per darlo a un altro, lo danno in custodia a miei custodi, che dovremmo fare in modo che da questo terreno non sopraggiungano dei danni ai terreni confinanti. Non è semplice come lavoro, soprattutto non è semplice aggiudicarsi un terreno e andare a dire al proprietario di qua te ne devi andare perché adesso sono io il nuovo proprietario. Posso selezionare, scusate la voce ma oggi sono praticamente afono, posso selezionare le coordinate satellitari, cercarle su Maps, ma questa procedura è un po' più complicata, meglio andare direttamente su Maps, inserire le coordinate satellitari e ci proiettano direttamente sul nostro terreno. Per chi conosce un po' le contrade, le province, io per esempio mi muovo bene, subito identificato dove era questo terreno, è abbastanza semplice. Quindi uno guarda la mappa e può capire poi su Maps dove si trova. Questa per esempio è una strada provinciale molto famosa, molto trafficata, i terreni sono a bordo, a ridosso di questa strada provinciale. Spesso i terreni un po' più interni sono più difficili da identificare. Se io vado su Google Maps, quindi posso vedere dall'alto e poi posso andare direttamente a vedere, trasportando il mio omino giallo, sulla strada dove è passata magari la Google Car e da lì muovermi con molta facilità, capire, posso andare anche sul luogo a vedere, certo mantenendo sempre la stessa descrizione. Se faccio un confronto fra la scheda tecnica e Maps, posso capire bene dove mi trovo. Quindi prendo il mio omino, mi porto sulla strada più vicina, in questo caso, ripeto, essendo a bordo strada la Google Map, la Google Car è passata nelle vicinanze, quindi posso identificare meglio il terreno. Queste sono immagini sicuramente della primavera
posso capire bene dov'è questo terreno. Si vede il fabbricato rurale, ma non è chiaro se questo appartiene o meno all'azienda in questione. Insomma, posso studiare, capire, posso anche andare a affacciarmi, posso vedere. È un modo per capire di questi terreni messi all'asta, di che cosa stiamo parlando. Chi è il vecchio proprietario? Importantissimo. Come posso io avvicinarmi a questo tipo di terreno? Ecco, da qua si capisce bene dov'è e si comprende bene dove si trova questo terreno. Ripeto, altre schede tecniche, come si fa la manifestazione di interesse. È una procedura abbastanza semplice, ma un po' lunga. Bisogna inserire i propri dati. In barba ad ogni questione di privacy, io ho inserito tutti i miei dati, la tipologia di utente, vabbè, il comune di nascita, insomma, tante, tante cose. Dopo che ho fatto tutta la procedura, si va allo step 2, dati aziendali, riepilogo del terreno, dichiarazione obbligatoria, indirizzo di posta certificata. Insomma, uno dà il proprio, la manifestazione di interesse, dopodiché si viene contattati da Ismea, e questo è nel caso di terreno all'asta normale, si deve versare il 10% del prezzo base d'asta con un assegno circolare, si va lì a Roma e si versa. In pratica Ismea fa in modo tale che si arrivi al giorno dell'asta con tutte le persone che hanno manifestato interesse e si va proprio una vera asta al rialzo. Ci sono delle regole, ci sono le iscrizioni, le regole da leggere, molto lungo. La procedura è diversa se il terreno è alla prima asta, è alla seconda o va oltre la terza, tant'è che nell'elenco che abbiamo visto all'inizio era un terreno che era andato già oltre la terza asta. Naturalmente ogni volta la base d'asta si abbassa e i terreni SMIA alla quarta base d'asta diventano davvero molto interessanti, si va lì direttamente con la busta. Qui invece nella manifestazione di interesse è diversa la procedura, lo so perché anche qualche mio conoscente ha partecipato ed è andato direttamente a Roma a partecipare, poi in base alla disponibilità. Qui c'è tutto il manuale con tutte le regole. Io farò una carrellata molto molto veloce per chi è interessato. Ci dice che il terreno è venduto a corpo, non a misura, a cancello aperto, insomma, un bel po' di informazioni. C'è tutto il manuale con tutte le regole. Io farò una carrellata molto molto veloce per chi è interessato. Ci dice che il terreno è venduto a corpo, non a misura, a cancello aperto, insomma, un bel po' di informazioni. Naturalmente sogniamoci di mettere in moto un mutuo, un prestito. Bisogna avere i soldi cash perché Ismea deve fare cassa. Ismea ha un giro di terreni che fa da garante, di cui poi torna in disponibilità e che poi deve vendere, non indifferente. Quindi qui purtroppo ci vuole il cash. È raro, Ismea spesso fa la procedura per i giovani e l'asta e le due cose possono andare insieme. In questo caso, mi pare, in questo round non c'è la procedura per i giovani e quindi bisogna andare cash ed è per questo, secondo me, che i terreni messi in vendita sono davvero davvero pochi. Qui intanto sto facendo vedere come si fa la manifestazione di interesse, i dati del riepilogo del terreno, le dichiarazioni obbligatorie, la PEC, insomma, poi c'è un riepilogo dati e poi c'è un invio della manifestazione di interesse. Dopodiché si viene ricontattati e si può partecipare all'asta vera e propria. Quello che voglio invece farvi vedere ancora, magari attenderò un po' prima di parlarne, è come posso utilizzare gli sportelli del SIT, parlo del SIT Puglia. Nel caso della provincia di Foggia abbiamo il catasto ortofoto dove la provincia di Foggia mette ancora a disposizione degli utenti una consultazione catastale dei terreni che è molto comoda. Le altre province l'hanno messa in disuso, si fa riferimento ai siti regionali. E tramite quindi lo sportello telematico io posso, inserendo i fogli di mappa e le particelle, andare a capire qual è il mio terreno. Quindi oltre a Maps posso andare a vedere anche il particellare. Naturalmente prenderò la particella più grande per muovermi più facilmente e andrò a copiare, inserire, a fare la ricerca tramite il comune, il foglio e la particella. Ecco qui l'ho trovata. Seleziono, ci clicco sopra, mi posiziono sulla particella, ingrandisco, troverò la particella di colore rosso
Zoomando capisco subito dov'è. Qui, vedendo i comuni organizzati in fogli di mappa, per chi è proprio esperto capisce subito dov'è il foglio di mappa rispetto agli altri e dov'è la particella, e si può muovere agilmente. Come vedete, le immagini sono molto sovrapponibili, quelle che fornisce SMEA con quelle di Maps, con quelle del catasto ortofoto, insomma, ora meglio per poterci muovere. Maps però offre la possibilità di dire portami là da dove mi trovo, comodissimo quando si è in giro. Naturalmente, per evitare tutto ciò, un servizio, qualcosa che io faccio gratuitamente, è per i terreni che custodisco io di SMEA, quindi per i confinanti che spesso sono interessati alle aste, e per i conoscenti, tra qualche giorno farò un file, spesso un file di Word, una presentazione, in cui faccio l'elenco dei terreni, cerco di identificare meglio le contrade, base d'asta e roba vara. Quel documento io lo faccio girare e per chi è interessato poi partecipa alla manifestazione di interesse. E qui ho messo per esempio altri terreni in Abruzzo, per vedere in quali province d'Abruzzo c'è qualcosa, in Molise c'è anche qualcosa. Insomma, se siete curiosi, avete del contatto per investire in agricoltura, questo è il momento. Mi pare che abbiamo 45 giorni per partecipare alle aste. Se avete bisogno, contattatemi, sarò ben lieto di aiutarvi in questo percorso.